Oggi torno a parlare di mistero, ma di quel mistero che sconfina nella leggenda. Ho deciso di portare sul canale tre racconti che mi hanno sempre molto affascinata. E quando ci aggiungi grandi personaggi della storia, il risultato è ancora più affascinante. Quindi mettetevi comodi perché sto per raccontarvi di uno zar, di un imperatore e di una regina. Nel 1453 i turchi conquistarono Costantinopoli, costringendo Tommaso Paleologo, fratello dell'imperatore Costantino XI, a rifugiarsi a Roma. Leggenda narra che si portò con sé una collezione di libri, dei veri capolavori unici di epoche molto antiche, provenienti dalla biblioteca di Costantinopoli ed ereditati alla sua morte dalla figlia Sofia. Si racconta che quando nel 1469, per volere di Papa Paolo II, Sofia andò in sposa Ivan III di Russia, decise di portare con sé i libri. Nel 1475, su sua grande insistenza, l'architetto bolognese Rodolfo Aristotele Fioravanti fu invitato in Russia per progettare la Cattedrale della Dormizione, dando inizio ad un rapporto di lavoro con il principe Ivan III che durò per tutta la sua vita, anche perché non gli fu mai più permesso di rientrare in Italia. Secondo alcuni, fu proprio all'architetto e ingegnere italiano che fu commissionato la costruzione di un luogo segreto nei sotterranei del Cremlino per nascondere e custodire quei volumi. Quando la collezione fu ereditata da Ivan IV, meglio conosciuto come Ivan il Terribile e primo zar di tutte le Russie, questo aggiunse nuove rarità e manoscritti provenienti da tutta Europa, compresi in manuali di magia e di esoterismo, grazie ai quali si racconta che lanciò una maledizione. Chiunque si fosse avvicinato alla collezione avrebbe perso la vista. Dopo la sua morte, la biblioteca sparì senza lasciare traccia, dando inizio ad un mistero che ancora oggi dà da fare a molti storici e archeologi. C'è del vero in questo racconto o è solo una leggenda? La collocazione di questo posto misterioso non è mai stata chiara. In molti credono che non si trovi nemmeno a Mosca, ma in qualche altra città della Russia. Nel 1800 lo storico estone Christopher van Dabelow disse di aver visionato una lista in cui erano stati elencati parte dei volumi della collezione e che fra questi c'erano opere di autori del calibro di Virgilio e Cicerone. Tuttavia non rivelò mai il posto in cui trovò il documento e per questo le sue dichiarazioni sono sempre state considerate poco attendibili. Le ricerche sono continuate anche nel secolo scorso, ma tutte le volte interrotte per qualche motivo. Tuttavia c'è chi ancora non solo crede fermamente alla sua esistenza, ma anche che la pista giusta da seguire sia cercare nei sotterranei del Cremlino. Nel luglio del 1798 Napoleone vinceva quella che sarebbe passata alla storia come la battaglia delle piramidi contro l'esercito dei Mamelucchi. Piramidi che secondo il quotidiano francese Le Moniteur Universel del 27 novembre del 1798 il generale Bonaparte visitò con al suo seguito alcuni ufficiali di stato maggiore dell'esercito e diversi membri dell'Institut National, sotto la guida di Mufti e Imam, facendo domande e mostrandosi molto interessato alla grande piramide di Cheope. Oltre a questo articolo, che è consultabile online e lascio il link in descrizione per i più curiosi, esiste un'altra storia che riguarda Napoleone e la sua permanenza in Egitto. Sembrerebbe che Napoleone non solo rimase molto affascinato dalla piramide di Cheope, ma che decise di passare un'intera notte da solo all'interno della camera del re. Il mattino seguente i suoi soldati lo videro uscire col volto pallido e lo sguardo pieno di spavento. Alla loro domanda su cosa fosse successo, avrebbe risposto: "Se anche ve lo dicessi, non mi credereste", decidendo di non svelare mai a nessuno quanto aveva vissuto, neppure in punto di morte. Verità o leggenda? Non si sa, perché di speculazioni narrative sulla sua visita in Egitto ce ne sono state tantissime. A disilluderci però arriva un grande amico dell'imperatore Bonaparte, nonché un suo segretario personale, Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, che nelle sue memorie di Napoleone ci dice:
Il fatto è che Bonaparte non è mai nemmeno entrato nella Grande Piramide, non aveva mai pensato di entrarvi. Avrei certamente dovuto accompagnarlo se lo avesse fatto, perché non ho mai lasciato il suo fianco un solo momento nel deserto. E ancora, ha fatto entrare qualcuno in una delle Grandi Piramidi, mentre lui rimaneva fuori e ricevette da loro, al loro ritorno, un resoconto di ciò che avevano visto. In altre parole, lo informarono che non c'era niente da vedere. Bourrienne in questo modo smentisce tutto, persino, pensate, il racconto fatto dal quotidiano francese che personalmente speravo che almeno quello fosse attendibile. Con tutte queste informazioni contraddittorie, però, ad oggi cosa sia realmente accaduto in quel luogo rimane un mistero. Caterina de' Medici, la donna italiana che, trasferitasi oltralpe a seguito del matrimonio con Enrico II di Francia, introdusse ai francesi le forchette e le mutande, diffuse i profumi, gettò le basi per grandi piatti dolci e salati, esportando così la raffinatezza, la moda e la cultura della sua Firenze. Nonostante le tante innovazioni, Caterina ancora oggi viene spesso ricordata, e secondo molti storici ingiustamente, come la regina nera. Questo perché pare che fosse solita ricorrere alla magia, a rituali discutibili per ottenere successo, all'utilizzo di amuleti contro la sfortuna o all'astrologia, e che fosse amica di maghi e indovini. In quegli anni sia l'astrologo italiano Luca Gaurico che Nostradamus pare che predissero il decesso di suo marito il re Enrico II. Più in particolare, tra le quartine celebri del suo libro, Nostradamus ne annunciava la morte in duello. Il giovane leone, il vecchio, sovrammonterà in campo bellico in duello singolo. Giovane, senza mani, mai visto sì grande folgore. L'infante, reale, al gioco all'occhiera ferito. Nella gabbia d'oro gli occhi di lui fuorerà, due ferite in una, puoi morire di morte crudele. Il 1 luglio dell'anno 1559 Enrico partecipò ad un torneo cavalleresco. Durante lo scontro con il giovane Gabriele Conte di Montgomery rimase gravemente ferito da una scheggia della lancia dell'avversario che si infilò in una fessura dell'elmo, trapassando il suo occhio e continuando a perforare fino all'orecchio. Dopo 10 giorni di terribile agonia, il re morì. Si racconta che Caterina, scioccata dalla precisione di quella profezia, decise di invitare Nostradamus a corte affinché svolgesse un rituale di catoptromanzia in cui uno specchio magico gli avrebbe rivelato il futuro e il destino dei suoi figli. Una forma di divinazione usata anche da John Dee, astrologo di corte di un'altra grande regina di quel secolo, Elisabetta I d'Inghilterra. Quando Nostradamus, dopo una lunga preparazione, invitò Caterina a guardare nello specchio, quello che vide fu dapprima una grande sala, intorno alla quale ogni figlio fece tanti giri quanti dovevano essere gli anni del suo regno. Così apparve per primo Francesco, che fece un solo giro. Poi Carlo, che ne fece 14, ed infine Enrico, che ne fece 15. Poco prima che lo specchio ritornasse opaco, fece il suo ingresso nella sala anche il marito di sua figlia Margherita, Enrico di Borbone, che fece ben 22 giri e poi scomparve. La profezia ancora una volta si avverò. I suoi figli guidarono il regno in quella stessa sequenza e durata, così come si estinse la dinastia dei Valois, sostituita dalla casa di Borbone, dove a regnare fu proprio il marito di sua figlia, Enrico IV di Borbone, per 22 anni. Con questo siamo giunti alla fine. Spero che questo video, forse anche un po' diverso dagli altri, vi sia piaciuto, così che possa farne altri, magari come video extra settimanali al martedì. Noi ci vediamo venerdì o sabato con un nuovo video. Io vi mando un forte abbraccio. Ciao a tutti. Ciao.